tell me a secret? I don't just want to know about any secret of yours. I want to know about one special secret. Oh. Because tonight I want to learn all about the secrets in your garden. If you think I'm gonna
Salve community, il pezzo che abbiamo suonato si intitola The Secret Garden ed è una bellissima ballata soul contenuta nel disco Back on the Block del grande Quincy Jones, anno 1989. Alle voci si alternano grandi cantanti R&B come All Be Sure, James Ingram, El DeBarge e Barry White. Gli strumentisti che hanno preso parte al disco sono tanti e sono prestigiosi, in particolare su questa ballad abbiamo una batteria raffinatissima piena di spazio di John Robinson e una linea di basso altrettanto raffinata, ricca di spazio e di feeling del grande Neil Stubenhouse, che abbiamo appunto visto trascritta e che poi andremo ad analizzare. Curiosità, alla chitarra c'è Steve Lukather, che tutti conosciamo come il grande chitarrista dei Toto, ma è anche un grandissimo session man. Prima di andare ad analizzare questa linea di basso, vorrei spendere due parole su Quincy Jones e in particolare su questo disco. Quincy Jones inizia la sua carriera da giovanissimo come trombettista, accompagnando niente poco di meno che Ray Charles, di cui era amico, e Dizzy Gillespie, della cui band faceva parte. Fra parentesi, entrambi li ritroviamo come ospiti su questo disco. Subito dopo, però, si rende conto che il suo vero talento era nella composizione e nell'arrangiamento, cosa questa che lo porterà a lavorare per i più grandi artisti americani nel corso degli anni, facendo di lui uno dei più potenti produttori discografici americani. Molti lo conoscono soprattutto per essere il produttore e arrangiatore di Michael Jackson e in particolare dell'album più venduto della storia, che è Thriller del 1983, o per essere stato il direttore artistico e, diciamo così, colui che ha avuto l'idea e ha realizzato la più grande canzone evento della storia, che è We Are The World del 1985. Ma la sua produzione discografica è vasta e spazia veramente a 360 gradi. Prima di realizzare quest'album nel 1989, il suo disco precedente era del 1981 e si chiamava The Dude ed era sotto etichetta A&M Records. Quindi nel 1989 lui con questo disco fa il suo debutto con la sua propria etichetta discografica e lo fa in grande stile. Il titolo già la dice lunga, no? Back on the Block, in americano si intende praticamente tornare sul campo, tornare in piazza, quindi torno in piazza alla grande, con ospiti prestigiosi e con un disco davvero moderno, ma al tempo stesso che sa miscelare sapientemente il patrimonio jazzistico con tutte le novità, in particolare con il rap e l'hip hop che erano nascenti in quel periodo e che questo disco vede appunto come una consacrazione a livello discografico, se vogliamo. Quindi Quincy Jones è stato uno dei primi produttori discografici di alto livello a dare grande attenzione appunto al rap e all'hip hop. Tra le collaborazioni di questo disco dobbiamo citare necessariamente Miles Davis, Dizzy Gillespie già citato, Herbie Hancock, George Duke, George Benson, e ne ho detti soltanto alcuni. Alle voci abbiamo niente poco di meno che Ray Charles, Chaka Khan, Bobby McFerrin, quindi veramente il top. E come turnisti, soprattutto al basso, visto che a noi ci interessa il basso, niente poco di meno che Nathan East e Louis Johnson, oltre al già citato Neil Stubenhouse. Quindi davvero un disco ricco di musicisti importantissimi. Quello che balza all'orecchio subito ascoltando questo disco è il suono molto anni 90, dovuto al largo uso anche delle sequenze. Quindi diciamo che anche se siamo nell'89, lui fa un largo uso di sequenze che suonano molto però anni 90, quindi non anni 80. Questo ve ne accorgerete ascoltandolo. E c'è praticamente una grandissima abilità nel miscelare stili diversi fra loro.
e in particolare il jazz, il hip hop, il soul. Quindi è un disco pop, ma davvero ricco di influenze di ogni sorta. Andiamo quindi ad analizzare questa bellissima linea di basso di Nils Stubenhaus, ma prima appunto due parole su Nils Stubenhaus. Nils Stubenhaus è uno dei più grandi turnisti del basso americani. Per oltre 20 anni è stato il principale bassista di Barbra Streisand, oltre che di Quincy Jones, e adesso vi faccio alcuni nomi con cui ha collaborato. Sono tantissimi, quindi vado proprio a ruota: Aerosmith, Anita Baker, Elton John, Rod Stewart, Billy Joel, Frank Sinatra, Nancy Wilson, Patti LaBelle, Michael Bolton, Ricky Martin, eccetera, eccetera, eccetera. Milton Nascimento. Cioè, si potrebbe davvero continuare l'elenco all'infinito, quindi questo per darvi la caratura del personaggio. Lui è un bassista che ama accompagnare, come dice anche in interviste varie che si trovano su YouTube, ama proprio essere dentro al pezzo, caratterizzare il pezzo per originalità della linea di basso, quindi non è uno che ama fare virtuosismi o solismi. E questo si vede, insomma, perché comunque questa linea di basso proprio dimostra una capacità di essere dentro al pezzo, fuori dal comune. È il motivo per cui su questo, che è uno dei più grandi dischi della discografia americana, è stato chiamato lui e non qualcun altro. Bando alle ciance, iniziamo a vedere un pochino il pezzo. Se dovessi usare due aggettivi per definire questa linea di basso, userei feeling e spazio. Feeling perché c'è una capacità di stare dentro al pezzo e di stare sul tempo fuori dal comune. È probabilmente il motivo per cui è stato chiamato Nils Stubenhaus a fare questa ballad. E spazio perché è davvero una linea di basso spaziosa, ariosa, cioè dove praticamente le note sono sempre nel punto giusto, caratterizzano e il basso, diciamo, lascia i vuoti che servono per far emergere tutto il resto. Partendo proprio dal terzo rigo, che è dove entra la linea di basso, vediamo come Neil si muove sui due accordi minore nona, si bemolle e mi bemolle, con una figurazione relativamente semplice, ma di grande efficacia e di grande spaziosità. Quindi fa semplicemente tonica e ottava bassa, poi quinta, settima, tonica. Poi di nuovo lo stesso sul mi bemolle, però con una figurazione diversa. Quindi tutta è. E diciamo questa è l'idea fondamentale intorno alla quale si svolge tutta la linea di basso. La capacità fuori dal comune è proprio di tenere sempre questo modulo presente senza però farlo essere eccessivamente ripetitivo, cioè saperlo arricchire di volta in volta con gli elementi giusti, con gli spostamenti giusti, con i feel giusti. È lì la grandezza del bassista e della linea di basso. Quindi, ad esempio, andiamo al quarto rigo. Quindi ecco questo movimento, questo hammer-on, ecco le finezze, insomma, che fanno grande la linea, fino ad arrivare al ritornello, dove Neil non si risparmia e crea una linea bellissima, ricca di, come dire, di finezze. Ascoltiamola. Quindi ci arriviamo da qui. Che cosa aggiungere? Parlano da sole le note. C'è una parte di stop,
E poi riparte la strofa, le figurazioni sono le medesime. Qualcosa di interessante avviene quando entra Barry White, quindi parliamo del quinto rigo, seconda pagina. E come dire, il pezzo acquisisce un certo trasporto, una certa potenza ritmica in più per supportare proprio il bellissimo vocione soul di Barry, quindi anche la ritmica di batteria diventa un po' più fitta e vediamo un pochino, ecco, che cosa fa Neil. Voglio farvi notare sono piccole finezze che di solito passano completamente inosservate all'ascoltatore medio e anche al bassista che ascolta il pop, ma non gliene può fregare di meno, non entra nel genere. E sono le finezze che fanno la differenza. Esempio, proprio parlando di queste due righe dove canta Barry, notate come vari questa figurazione semplicemente nella durata. E in una nota che viene sostituita da una ghost, e quanto questo faccia nell'economia del brano. Quindi, prima misura, abbiamo quindi le note con la pausa, che potrebbero essere ottavi puntati, ma io ho segnato come sedicesimi e pausa. Quindi, misura equivalente del rigo sotto. Sentite questa piccola differenza, ma comunque che interessante variazione è fra queste due misure. Di nuovo. E quella sotto. Ascoltandola nell'economia del brano, nell'insieme, sotto la voce, vi accorgete dell'importanza di queste finezze. Arriviamo al secondo ritornello. Un bassista comune avrebbe probabilmente fatto la stessa cosa che aveva fatto nel primo, perché tanto il ritornello c'è soltanto due volte in tutto il brano, che è bello lungo, quindi con queste strofe lunghissime, probabilmente avrebbe funzionato alla grande. Ma Neil Stubenhouse arricchisce quanto basta e varia quanto basta per rendere questi due ritornelli due pezzi unici. Quindi arriviamo al ritornello da qui. Anche qui penso che le parole siano superflue, cioè non c'è veramente niente da dire. Notate l'eleganza, di certi movimenti, tipo questo. Si commenta da sé. Andando avanti, cosa succede? Tornano le solite figurazioni, arricchite in questa lunghissima coda. Queste figurazioni sono arricchite da fill interessanti. Ne vediamo qualcuno. Vediamo questo rigo con il fill finale. Thank you.
Beh, direi basta. Fondamentalmente abbiamo detto tutto quello che c'era da dire. Poi il piacere starà anche a voi nel leggere la partitura e nel farla vostra. Ok? Quindi anche per questa volta è tutto. Spero che l'analisi della linea sia stata di vostro gradimento, che questo nuovo format che abbiamo chiamato Bass Line Analysis vi piaccia e alla prossima!